Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione delle serie del libro di Apocalisse. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Ruka Kudash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa essere sparsa dappertutto, e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. Come avete visto, abbiamo fatto il capitolo 18 e questo è il capitolo 19. Ok, e spero che vi arriva. E questo, anzi, andiamo, iniziamo a leggere. Dopo queste cose, questo è il libro di Apocalisse, capitolo 19. Dopo queste cose, udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia! La salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro potere Yahweh, perché veritiere e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. Come sapete, questa prostituta si parla di America, ok? America è questa prostituta che si parla qui e verrà distrutta attraverso le bombe nucleari, ok? E questi che sono gioiosi sono i figli di Yasharala, coloro che sono stati servi, ok? Schiavi, ok? Di lei tutti questi anni, che lo siamo ancora fino ad oggi. Hanno cambiato solamente la maniera di schiavitù, l'hanno reso diverso, ma è sempre schiavitù, perché maggior parte lavoriamo per queste famiglie bancarie, ok, per pagare le tasse, queste cose qui, perciò siamo sempre in schiavitù. Andando avanti, e dissero alla seconda volta, e dissero una seconda volta: Alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli, perciò non riprenderà mai più quella terra dopo la distruzione America, ok? Allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono, adorarono Yahweh che siede sul trono e dissero: Aman, Alleluia. Dal trono venne una voce che diceva: Lodate il nostro potere Yahweh, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Ok, e questi hanno a che fare con un terzo della casa di Yasharala che lo temono. Ok, poi udì come la voce di una grande folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore Yahweh, nostro potere onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte la nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Ok? E qui sta parlando del regno di Yahweh Shai ad arrivare, ok? Così chiamato Gesù, che il suo nome vero è Yahweh Shai, il nome vero del Padre è Yahweh, ok? Dopo la distruzione di America e di tutte le... perdonatemi. Dopo la distruzione di America e dopo che Yahweh Shai ha preso tutto il potere di questa terra, quando ha conquistato tutti i re, tutti i ministeri, tutte queste cose, questa gente qui che non c'entra niente, prenderà il regno, ok? Il regno sarà suo per sempre, ok? E noi saremo felici, preghiamo
Ogni giorno speriamo che facciamo parte di questi numeri, ok? E se vi ricordate la nozze dell'agnello, la sposa si è preparata. Ecco perché questo si trova anche nel libro di nel libro di Matteo capitolo 22, ok? E la nozze, dobbiamo prepararci per la sposa, ok? Coloro che si preparano bene, che portano extra olio, sono coloro che hanno la verità completa, che è questa verità qui: conoscere il vero nome, ok? Chiamare il vero nome, osservare al meglio della nostra capacità i comandamenti, ok? Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'agnello mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena della nozze dell'agnello. L'agnello rappresenta Yahweh Shai. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Yahweh. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati da non farlo. Questo è Giovanni. Appena visto tutte queste cose qui, gli è venuto su una grande gioia e ha voluto prostrarsi. Ma l'angelo lo dice: non farlo, non farlo. E sentiamo, e dice: io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Yahweh Shai. Adora Yahweh, perché la testimonianza di Yahweh Shai è lo spirito della profezia. E questo dà un bel taglio a tutte queste religioni qui che adorano questi angeli qui, soprattutto il cristianesimo, che, cioè, i chiamano tutto, la Maria, Michelangelo, Raffaele, e chiamano tutti, e noi non dobbiamo adorare questi enti, dobbiamo adorare il padre e suo figlio Yahweh Shai, il padre Yahweh e suo figlio Yahweh Shai, ok? Perché gli angeli sono sotto, diciamo, sono sotto il servizio per loro, hai capito? E infatti è quello che ha detto questo angelo qui. Ma egli mi disse: guardati, non farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Yahweh Shai. Adora Yahweh, perché la testimonianza di Yahweh Shai è lo spirito della profezia. Ok? E lo spirito della profezia è questa profezia che stiamo parlando adesso, di quello che sta per arrivare, quello che succederà a breve, soprattutto ad America e il mondo intero. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Questo cavallo bianco non è letteralmente un cavallo, questo si parla della navicella di Yahweh Shai. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Questo è Yahweh Shai. Infatti, vediamo se riusciamo a prendere un precetto. Questo è dal libro tolto dalla Bibbia, dalle scritture italiane. Andiamo a vedere. No, prendiamo un altro. Anzi, no, sto cercando quello con... ecco qui, diversi tipi, KJV con l'apocrifa, apocrifi, e vediamo qui, il secondo libro di Esdra. E come vedete, il primo King James della 1611 avevano questi libri, ma hanno deciso di togliere, ok, perché contengono tante informazioni utili. Ok, capitolo 13, sì, andiamo, eccoci qui, e iniziamo a leggere da versetto 6. Ma io vidi, ed ecco, si era scolpito una grande montagna,
e vi era volato sopra. Questo sta parlando di Yahawashai. Ma avrei visto la regione o il luogo in cui la collina era scolpita e non potevo, perché la navicella era enorme, che lui lo chiamava una montagna. Sarebbe stato una navicella assurdo. E dopo questo vidi ed ecco tutti quelli che si erano radunati per sottomettelo avevano una grande paura, eppure osservavano combattere. Ed ecco, vedendo la violenza della moltitudine che veniva, non alzò la mano né impugnò la spada né alcun strumento di guerra, ma solo io vidi che emise dalla sua bocca come fosse stata un'esplosione di fuoco, e dalle sue labbra un soffio fiammeggiante, e dalla sua lingua scagliò scintille e tempeste. E queste sono, non è letteralmente dalla sua bocca, sta parlando della navicella, ok? Quando torna Yahawashai, queste navicelle hanno la possibilità di sparare fuoco concentrato, che sono i così chiamati laser, ok? Sono in grado di sparare diverse cose, proprio come vedete Star Wars, là, quelle cose lì. E così sarà al ritorno del figlio del padre, Yahawashai, che viene con questa navicella grande, ok? Anzi, leggiamo un po'. Ed erano tutti mescolati insieme l'esplosione di fuoco, l'alito fiammeggiante e la grande tempesta, e cade con violenza sulla moltitudine che era pronta a combattere, e li bruciò tutti, così che all'improvviso di una moltitudine innumerevole non si scorse nulla, ma solo polvere e odore di fumo. Quando ho visto questo, ho avuto paura. E questa moltitudine è l'esercito della NATO, che hanno preparato sempre appena dopo la seconda guerra per combattere contro, perché loro sanno l'America conosce la verità, ok? E questa NATO è stato formato da Stati Uniti e Regno Unito, ok? E sapete bene che Stati Uniti viene fuori dal Regno Unito, ok? Perciò hanno creato questo esercito, che hanno preso un po' i soldati da diversi paesi, mi sa ora sono 32, inizialmente erano 10. Vi consiglio di andare a guardare le altre che ho fatto riguardo il libro di Apocalisse per capirne sempre di più. Ok, andiamo avanti. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, col suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuori che lui. Allora, i diademi aveva tanti diademi perché aveva conquistato tutti i regni, ok? Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Yahawah, ok? Il suo veste era tinta di sangue perché aveva ucciso molti, ok? Perciò quando torna, non torna come fanno vedere i cristiani, gli ipocriti. Viene tutto tranquillo e tutti lo vanno ad abbracciare. No, viene ad ammazzare, ok? Infatti si dice la sua veste era tinta di sangue, ok? Anzi, andiamo a vedere un precetto dal libro di Isaia. Isaia capitolo 63. E leggiamo: chi è colui che viene da Edom con la veste con le vesti tinte di Bosra? No, leggiamo dalla scrittura stessa, perché qui non ha dato la spiegazione. Allora, Isaia. Isaia 63. Chi
chi è costui che giunge da Edom, da Bosra? Ok, vedete, Bosra è il capitale di Edom, ok? Vestito splendidamente, costui. E vedete, loro qui hanno modificato qualcosa. Andiamo a vedere un'altra versione. Sì, ma queste che hanno fatto questa confusione nelle scritture italiane. Là ci dovrebbe essere tinta di sangue. Ma loro sanno che sono i veri figli di Esaù. Allora cercano di nascondere certe cose. Tinte di rosso. Anzi, torniamo dove eravamo. Ok, chi è colui che viene da Edom, da Bosra, con le vesti tinte, ok, di rosso? Questo che è glorioso nel suo abbigliamento, che viaggia nella grandezza della sua forza, io lo parlò con giustizia potente per salvare. Perché sei rosso nelle tue vesti e nelle tue vesti come colui che capestra il grasso del vino? Vediamo cosa è il rosso adesso. Ho capestato da solo il toccio e del popolo non c'era nessuno con me, poiché li ho capestato nella mia ira e li capesterò con il mio furore. Il loro sangue sarà spruzzato sulle mie vesti e io macchierò tutte le mie vesti. Questo è Yahawashai e la vendetta è su Edom, i figli di Esaù, okay? Che il capitale di Edom adesso è America, la Bosra di giorno d'oggi è America, ok? Torniamo nel libro di Apocalisse, spero che avete capito quel punto. Siamo 18, 19. Allora vado a prendere la nuova riveduta e eravamo al versetto 13, no? Ok, infatti qui quando leggete era vestito di una veste tinta di sangue, ok? Questo è il sangue dei malvagi. Il suo nome è la parola di Yahweh. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Questi sono gli altri angeli, ma sta parlando, i cavalli sono i cari, ok? Sapete, i così chiamati UFO. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire la nazione ed egli le governerà con una verga di ferro, ok? E questa roba che sta dicendo che dalla sua bocca non è letteralmente dalla sua bocca, ok? È dalla bocca dei cari, ok? Uscivano queste lasa come ho spiegato prima. Infatti prendiamo qualche precetto dal libro di Matteo. Libro di Matteo 10 e 34. Non pensare che io sia venuto per mandare la pace sulla terra. Non sono venuto per mandare la pace, ma una spada. Poiché sono venuto per mettere un uomo in contrasto con suo padre, la figlia contro sua madre e la nuora contro sua suocera. Dunque, il punto è qui, non pensare, lui non viene a dare pace, viene ad ammazzare, a fare guerra. Poi andiamo, vediamo, Luke, anche quel precetto ha a che fare a coloro che entrano nella verità, diventi nemico di tutti, ok? 27. Luca 19:27 dice: ma quei miei nemici che non volevano che io regni su di loro,
portali qui e ucciderli davanti a me. Sarebbe, non l'ha tradotto bene. Dice, ma quei miei nemici che non volevano che io regni su di loro, portali qui e ucciderli davanti a me. Ok? Ed è quello che sta per arrivare. E ok, versetto 16. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Questo è Yahweh Shai. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce, tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo, venite, radunatevi per il gran banchetto di Yahweh, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini, di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Ok? Il padre Yahweh e Yahweh Shai hanno promesso una grande banchetta a questi uccelli, che verranno a mangiare la carne di quelli uccisi, la carne dell'esercito della NATO. Ok? E possiamo vedere un precetto riguardo questo nel libro di Gioele. Gioele 3, 2. Questo è l'esercito della NATO, è la fine che faranno. Radunerò anche tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Jehoshaphat, che nell'antico ebraico è Yahweh Shaphat, dove le supplicherò per il mio popolo e per la mia eredità, Yasharala, che hanno disperso fra le nazioni e hanno diviso il mio paese. Ok? E il padre non è che li supplicherà con tranquillità o con amore, li supplicherà con, anzi, andiamo a prendere il libro di Isaia. Isaia 66 e 16. Poiché con il fuoco e con la spada l'Eterno supplicherà ogni carne e gli uccisi dell'Eterno saranno molti. Ok? Avete visto? Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta. La bestia lì rappresenta il sistema, la testa del sistema, ok? Questi che stanno proprio guidando questo regno. Il falso profeta rappresenta il prete del Vaticano, ok? Che è un falso profeta, e tutti i suoi complici, ok? Che avevano fatto prodigi davanti a lei, con i quali avevano sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia. E sapete cosa è il marchio della bestia? Che è il microchip. E quelli che adoravano la sua immagine, ok? Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada e usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si sazieranno della loro carne. Ok? E come vedete, questo capitolo è abbastanza semplice da capire se uno ha lo spirito. Non ci vogliono tante precetti. Ma detto questo, spero che siete stati edificati. E do tutti i lodi al Padre Yahweh. Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Burka Kudash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima, Shalom.